Questo video è stato prodotto da Riccardo Zigarini, El Vega e Nixeiri. Hercule Poirot indaga. Di Agatha Christie. La disavventura di un nobile italiano. Lettura di Libri in pillole. Poirot e io avevamo molti amici e conoscenti con i quali intrattenevamo rapporti informali. Tra questi bisogna annoverare il dottor Hocker, un nostro vicino di casa, medico di professione. Era abitudine dell'amabile dottore venirci a trovare ogni tanto la sera e fare due chiacchiere con Poirot, del cui genio era un ardente ammiratore. Il dottore, che era un tipo schietto e fiducioso al massimo, ammirava quelle qualità così lontane dalle proprie. Una sera, all'inizio di giugno, arrivò verso le 8:30 e si accomodò avviando una discussione sull'allegro argomento della prevalenza nei crimini di un avvelenamento con arsenico. Circa un quarto d'ora dopo, la porta del nostro salottino fu spalancata e una donna sconvolta si avventò nella stanza. Oh, dottore, vi cercano! Una voce tremenda! Mi ha agghiacciata! Davvero! Nella nuova ospite riconobbi la governante del dottor Hocker, la signorina Ryder. Il dottore era scapolo e abitava in una vecchia tetra casa a qualche via di distanza dalla nostra. La signorina Ryder, di solito una donna placida, era ora in uno stato che rasentava l'incoerenza. Quale voce tremenda? Chi è? Che cosa è successo? Il telefono, dottore! Ho risposto e una voce ha detto: aiuto, dottore, aiuto, mi hanno ucciso! E poi la voce si è come allontanata e io ho chiesto: chi parla? Chi parla? C'è stato per risposta solo un bisbiglio e mi è parso di capire: Foscatin, Regent's Court. Il dottore proruppe in un'esclamazione. Il conte Foscatini ha un appartamento a Regent's Court. Devo andarci subito. Cosa può essere successo? Un vostro paziente? Chiese Poirot. L'ho curato qualche settimana fa per un leggero disturbo. È italiano, ma sa l'inglese alla perfezione. Bene, devo darvi la buonanotte, Monsieur Poirot, a meno che... esitò. Ah, capisco quello che pensate, disse Poirot sorridendo. Sarò felice di accompagnarvi. Hastings, correte giù a prendere un taxi. Quando una persona ha particolarmente fretta, i taxi non si trovano mai, ma finalmente riuscì a catturarne uno e di lì a poco correvamo in direzione di Regent's Park. Regent's Court era un isolato nuovo, poco lontano da St. John's Wood Road. Gli edifici erano stati costruiti da poco ed erano dotati dei più moderni congegni. Nell'atrio non c'era nessuno. Il dottore premette il campanello per chiamare il ragazzo dell'ascensore e quando arrivò interrogò bruscamente il giovane in uniforme. Appartamento 11, Conte Foscatini. Ho saputo che c'è stato un incidente. Il giovane lo fissò attonito. Non ne so niente. Il signor Graves, il cameriere del Conte Foscatini, se n'è andato mezz'ora fa e non ha detto nulla. Il conte è solo nell'appartamento. No, signore, ha due signori a cena. Che tipi sono? Chiesi io con curiosità. Eravamo sull'ascensore e stavamo rapidamente salendo al secondo piano dove si trovava l'appartamento 11. Non li ho visti, signore, ma mi hanno detto che sono stranieri. Fece scorrere lo sportello metallico e uscimmo sul pianerottolo. Il numero 11 era di fronte a noi. Il dottore suonò il campanello. Non vi fu risposta e dall'interno non proveniva alcun rumore. Il dottore tornò a suonare una, due volte. Riuscivamo a sentire l'eco del campanello all'interno, ma non percepivamo il minimo segno di vita. La faccenda si fa seria, borbottò il dottore e si rivolse al giovane in uniforme. C'è una chiave universale? Ce n'è una giù all'ufficio del portiere. Allora andate a prenderla e a questo punto credo che fareste bene a chiamare la polizia. Poirot approvò con un cenno del capo. L'uomo tornò di lì a poco, con lui c'era anche il direttore. Volete dirmi, signori, che cosa significa tutto questo? Certo, ho ricevuto una telefonata del conte Foscatini che affermava di essere stato aggredito e di essere morente. Vi rendete conto che non dobbiamo perdere tempo se non è già troppo tardi? Il direttore tirò fuori la chiave senza chiedere altro ed entrammo tutti nell'appartamento. Ci trovammo in un minuscolo vestibolo quadrato. Sulla destra c'era una porta socchiusa,
e il direttore indicò con un cenno la sala da pranzo. Il dottor Hocker fece strada e noi lo seguimmo. Entrati nella stanza sussultai. Sul tavolo rotondo al centro c'erano i resti di un pranzo. Tre sedie erano tirate indietro come se i loro occupanti si fossero appena alzati. Nell'angolo a destra del camino c'era una grande scrivania dietro la quale sedeva un uomo, o quello che era stato un uomo. La mano destra era ancora stretta sulla base del telefono, ma lui era caduto in avanti, colpito da un tremendo colpo alla nuca. L'arma del delitto non era lontana. Una statua di marmo era stata appoggiata affrettatamente poco lontano e la base era macchiata di sangue. L'esame del dottore durò un minuto. Morto stecchito. La morte deve essere stata quasi istantanea. Mi domando come è riuscito a telefonare. Sarà meglio non toccarlo fino all'arrivo della polizia. Su suggerimento dell'ispettore, perquisimo l'appartamento, ma il risultato era scontato. Era improbabile che gli assassini fossero nascosti lì, dato che avevano avuto tutto il tempo di andarsene. Tornammo in sala da pranzo. Poirot non ci aveva accompagnati nel nostro giro. Lo trovai intento a esaminare la tavola al centro della stanza con espressione attenta. Lo raggiunsi. La tavola di forma rotonda era di mogano. Nel centro campeggiava un vaso con delle rose e sulla superficie lucida erano appoggiate piccole tovaglie di pizzo bianco. C'era un piatto con la frutta, ma i tre piatti da dessert non erano stati toccati. C'erano tre tazze da caffè con dei fondi, due caffè neri e uno con latte. I tre uomini avevano bevuto porto e la caraffa mezza piena era vicino al piatto con la frutta. Uno degli uomini aveva fumato un sigaro e gli altri due sigarette. Aperta sulla tavola c'era una scatola di argento e tartaruga contenente sigari e sigarette. Passai in rassegna tutti questi dati tra me, ma fui costretto ad ammettere che non facevano alcuna luce sulla situazione. Mi chiesi cosa cercasse Poirot e perché li esaminasse con tanta attenzione. Poi finalmente glielo chiesi. «Mon ami», rispose lui, «vi sfugge l'aspetto essenziale. Sto cercando qualcosa che non vedo». «E che cosa?» «Un errore. Anche un piccolo errore da parte dell'assassino». Raggiunse rapidamente il cucinino adiacente, diede un'occhiata e scosse il capo. «Monsieur», disse rivolto al direttore, «vi prego di spiegarmi che sistema usate per servire i pasti qui». Il direttore si avvicinò a un piccolo sportello nella parete. «Questo è il passavivante», spiegò. «Sale fino alle cucine che si trovano in cima all'edificio. Si ordina attraverso questo telefono e le portate vengono mandate giù con il passavivante, una portata alla volta. Le stoviglie e i piatti sporchi vengono mandati di sopra allo stesso modo. Non ci si deve preoccupare per il servizio, come vedete, e nel contempo si evita la stancante necessità di pranzare sempre al ristorante». Poirot annuì. «Dunque le stoviglie e i piatti usati questa sera sono in alto nelle cucine. Permettete che io vada di sopra?» «Oh, certamente, se lo desiderate. Vi accompagnerà di sopra Robert, il lift. E vi presenterà, ma temo che non troverete nulla di utile. Maneggiano centinaia di piatti e stoviglie, per cui li troverete tutti ammucchiati l'uno sull'altro». Ma Poirot insistette e insieme salimmo a visitare le cucine e a interrogare la persona che aveva preso l'ordine dall'appartamento 11. «L'ordinazione è stata fatta da un menù alla carte per tre persone», spiegò. «Minestra alla julienne, filetto alla sogliola normanna, tourne d'os di manzo e torta di riso». «A che ora?» «Verso le 8, direi». «No, temo che ormai i piatti e stoviglie siano stati lavati. Mi dispiace. Pensavate alle impronte digitali, vero?» «Non proprio», rispose Poirot con un sorriso enigmatico. «Mi interessa di più l'appetito del conte Foscatini. Ha assaggiato tutti i piatti?» «Sì, ma naturalmente non so dire quanto di ogni piatto lui abbia consumato. I piatti erano tutti sporchi, ma vuoti, ad eccezione di quello con la torta di riso. Di questa ne era rimasta una buona quantità». «Ah!» esclamò Poirot e parve soddisfatto dell'informazione. Mentre discendevamo di nuovo nell'appartamento, osservò a voce bassa: «Abbiamo decisamente a che fare con un uomo metodico». «Volete dire l'assassino o il conte Foscatini?» «Quest'ultimo era senz'altro un signore ordinato.
dopo aver implorato aiuto e annunciato la propria imminente dipartita, ha accuratamente riagganciato il ricevitore del telefono. Fissai Poirot, quelle sue ultime parole e le sue ultime domande mi avevano dato il barlume di un'idea. «Sospettate il veleno?» bisbigliai. «Il colpo alla nuca era una finta!» Poirot si limitò a sorridere. Rientrati nell'appartamento, trovammo l'ispettore di polizia accompagnato da due agenti. Parve risentito della nostra comparsa, ma Poirot lo placò facendogli il nome del nostro amico di Scotland Yard, l'ispettore Japp, al che, pur non molto di buon grado, lui ci concesse di restare. Fu una fortuna che fossimo lì, perché dopo 5 minuti un uomo agitato di mezza età si precipitò nella stanza apparentemente in preda al dolore e allo sconvolgimento. Si trattava di Graves, il cameriere maggiordomo del defunto conte Foscatini, e la storia che aveva da raccontarci era sensazionale. La mattina precedente due signori erano venuti per vedere il suo padrone. Erano italiani e il più anziano dei due, un uomo sulla quarantina, aveva detto di chiamarsi signor Ascanio. Il più giovane era sui 25 anni ed era ben vestito. Il conte Foscatini era evidentemente preparato a ricevere quella visita perché aveva mandato subito via Graves a fare una banale commissione. A questo punto Graves si interruppe ed esitò. Tuttavia finì per ammettere che, incuriositosi da quella visita, non aveva obbedito immediatamente, ma si era attardato nel tentativo di sentire quel che erano venuti a fare quei due visitatori. La conversazione si era svolta in tono così basso che non era riuscito a ottenere ciò che aveva sperato, ma aveva intuito abbastanza il senso della discussione da poter appurare che stavano parlando di argomenti finanziari e che alla base c'era una minaccia. La discussione non era molto amichevole e alla fine il conte Foscatini aveva alzato un poco la voce, così che Graves aveva potuto udire chiaramente le seguenti parole. «Ora non ho tempo, signori. Se volete cenare con me domani sera alle 8, riprenderemo questa discussione». Nel timore di essere scoperto mentre origliava, Graves si era affrettato ad andare a fare la commissione ordinatagli dal padrone. La sera dopo i due uomini erano arrivati puntualmente alle 8. Durante la cena avevano parlato di argomenti generali, la politica, il clima, il mondo del teatro. Quando Graves aveva messo la caraffa di porto sul tavolo e portato il caffè, il conte gli aveva detto che poteva prendersi una serata di libertà. «Era solito farlo quando aveva ospiti?» chiese l'ispettore. «No, signore, questo mi ha fatto pensare che lui dovesse trattare con quei signori una faccenda piuttosto insolita». Così finiva la storia di Graves. Era uscito verso le 8:30 e aveva incontrato un amico col quale era andato al Metropolitan Music Hall in Egg Square Road. Nessuno aveva visto uscire i due uomini, ma l'ora del delitto era stata fissata abbastanza chiaramente alle 8:47. Un piccolo orologio sulla scrivania era stato buttato per terra dal braccio di Foscatini e si era fermato su quell'ora, il che concordava con l'ora della chiamata telefonica fatta alla signorina Ryder. Il medico legale aveva esaminato il cadavere che ora era disteso sul divano. Per la prima volta ne vidi la faccia, la pelle olivastra, il naso lungo, i folti baffi neri e le labbra rosse e piene che scoprivano dei denti di un bianco abbacinante. Nel complesso non era un volto piacevole. «Bene», disse l'ispettore richiudendo il blocco di appunti. «Il caso sembra abbastanza chiaro. L'unica difficoltà sarà quella di mettere le mani su questo signor Ascanio. Chissà se c'è il suo indirizzo nell'agenda che il morto ha in tasca». Come aveva detto Poirot, il defunto conte Foscatini era un uomo molto ordinato. In una calligrafia minuta e precisa si leggeva «Paolo Ascanio, Grosvenor Hotel». L'ispettore si diede da fare al telefono, poi si voltò verso di noi con un sorriso. «Appena in tempo, il nostro amico stava per prendere il treno in coincidenza con la nave per il continente». «Bene, signori, qui non possiamo fare altro. È un brutto affare, però abbastanza chiaro. Una di quelle vendette all'italiana, probabilmente». Soddisfatto, ci congedò e noi scendemmo le scale. Il dottor Hocker era agitatissimo. «Sembra l'inizio di un romanzo, vero? Davvero eccitante. Se uno lo leggesse, non ci crederebbe». Poirot non disse nulla, era molto sovrappensiero e per tutta la sera aveva a stento aperto bocca. «Che cosa dice il grande investigatore, eh?» disse il dottore dandogli una manata sulla schiena.
Questa volta non c'è nulla su cui far lavorare le vostre cellule grigie, credo. Credete? Che cosa ci potrebbe essere? Beh, per esempio, c'è la finestra. La finestra? Ma era chiusa, nessuno avrebbe potuto entrare o uscire di lì. Ci ho fatto caso. E come mai ci avete fatto caso? Il dottore parve perplesso e Poirot si affrettò a spiegare. Perché le tende non erano tirate. Un po' strano. E poi c'è anche la storia del caffè. Un caffè molto nero. E con questo? Molto nero, ripeté Poirot. Insieme a questo ricordiamo che è stata mangiata pochissima torta di riso. E con questo che cosa abbiamo? Sono discorsi senza senso, rise il dottore. Mi state prendendo in giro. Non prendo mai in giro. Hastings sa che sono serissimo. Tuttavia non so a che cosa state mirando, gli confessai. Non sospetterete del cameriere, vero? Potrebbe aver fatto parte della banda e aver messo qualche cosa nel caffè? Suppongo che controlleranno il suo alibi. Indubbiamente, amico mio, ma è l'alibi del signor Ascanio che mi interessa. Pensate che abbia un alibi? È proprio questo che mi preoccupa, ma sono sicuro che presto verremo illuminati su questo punto. Il Daily Newsmonger ci consentì di apprendere gli eventi successivi. Il signor Ascanio fu arrestato e accusato dell'omicidio del conte Foscatini, negò di conoscere il conte e dichiarò di non essere mai stato nei pressi di Regent's Court né la sera del delitto né il mattino precedente. L'uomo più giovane era scomparso del tutto. Il signor Ascanio era arrivato da solo dal continente al Grosvenor Hotel 2 giorni prima del delitto. Ogni tentativo di rintracciare il secondo uomo era fallito. Tuttavia Ascanio non fu condannato perché l'ambasciatore italiano si presentò in persona a testimoniare alla polizia che Ascanio era stato con lui all'ambasciata dalle 8 fino alle 9 di quella sera. Il prigioniero era stato liberato e naturalmente molta gente aveva pensato che si trattasse di un delitto politico e che fosse deliberatamente stato messo a tacere. Poirot si era interessato moltissimo a tutto questo. Tuttavia rimasi piuttosto stupito quando all'improvviso una mattina mi comunicò che alle 11 aspettava una visita e che il visitatore era proprio il signor Ascanio in persona. «Desidera consultarvi?» «Di tu, Hastings. Sono io che desidero consultarlo.» E «su che cosa?» «Sul delitto di Regent's Court.» «Volete dimostrare che è stato lui?» «Non si può processare 2 volte un uomo per lo stesso omicidio, Hastings. Sforzatevi di avere un po' di buon senso.» «Ah, ecco il nostro amico che suona il campanello.» Pochi minuti dopo il signor Ascanio fu fatto entrare. Un ometto magro, con un'espressione segreta e furtiva negli occhi. Rimase in piedi, lanciando occhiate sospettose prima all'uno e poi all'altro. «Monsieur Poirot?» Il mio piccolo amico si batté delicatamente il petto. «Accomodatevi, signore. Avete ricevuto il mio biglietto? Sono deciso ad arrivare fino in fondo a questo mistero. In piccola parte voi potete aiutarmi. Ma cominciamo. Voi, in compagnia di un amico, avete fatto visita al defunto conte Foscatini il mattino di martedì 9. L'italiano fece un gesto collerico. «Non ho fatto nulla del genere! Ho giurato in tribunale!» «Precisamente, e ho idea che abbiate giurato il falso.» «Mi state minacciando?» «Ah, non ho nulla da temere da voi, sono stato assolto.» «Esattamente. E dato che non sono un imbecille, non vi minaccio con la forca, ma con la pubblicità. Pubblicità! Vedo che la parola non vi piace, e lo pensavo. Vedete, le mie piccole idee per me sono molto preziose. Su via, signore, la vostra unica possibilità è quella di essere schietto con me. Non chiedo di sapere quali fatti privati vi hanno portato in Inghilterra, ma so che siete venuto appositamente per vedere il conte Foscatini.» «Non era conte», grugnì l'italiano. «Ho già notato che il suo nome non compare sull'almanacco del Gotha. Non preoccupatevi, il titolo di conte viene usato spesso nella professione del ricattatore.» «Suppongo che tanto vale io sia sincero. Sembra che voi la sappiate lunga.»
Ho usato le mie cellule grigie piuttosto vantaggiosamente. Dunque, signor Ascanio, avete fatto visita al defunto martedì mattina, vero? Sì, ma non ci sono più tornato la sera successiva. Non ce n'era bisogno. Vi dirò tutto. Alcune informazioni riguardanti un personaggio altolocato italiano erano entrate in possesso di questo farabutto, che ha chiesto una grossa cifra in cambio dei documenti. Sono venuto in Inghilterra per sistemare la faccenda. Mi sono presentato da lui previo appuntamento quella mattina. Con me c'era un giovane segretario dell'ambasciata. Il conte è stato più ragionevole di quanto io avessi sperato, anche se la somma era piuttosto notevole. Scusatemi, e come è stata pagata? In banconote italiane relativamente di piccolo taglio. Gli ho dato il denaro lì per lì e lui mi ha restituito tutti i documenti incriminanti. Non l'ho mai più rivisto. E perché quando vi hanno arrestato non avete detto queste cose? Nella mia delicata posizione sono costretto a negare qualunque associazione con quell'individuo. E allora come spiegate gli eventi della sera? Posso solo pensare che qualcuno mi abbia deliberatamente impersonato. A quanto ho saputo, nell'appartamento non è stato trovato denaro. Poirot lo guardò e scosse la testa. Strano, mormorò. Tutti abbiamo le piccole cellule grigie e molti pochi sanno come usarle. Arrivederci, signor Ascanio. Credo alla vostra storia. È proprio come avevo immaginato, ma dovevo esserne sicuro. Dopo aver accompagnato il suo ospite alla porta, Poirot tornò alla sua poltrona e mi sorrise. Sentiamo che cosa ne pensa Monsieur le Capitaine Hastings. Suppongo che Ascanio abbia ragione. Qualcuno deve averlo impersonato. Voi non userete mai, mai il cervello che il buon Dio vi ha dato. Cercate di ricordare qualche parola che ho pronunciato quando abbiamo lasciato l'appartamento quella sera. Ho accennato al fatto che le tende della finestra non erano state tirate. Siamo in giugno, alle 8 c'è ancora luce. La luce comincia a calare verso le 8:30. Ça vous dit quelque chose? Ho l'impressione che un giorno ci arriverete. Ma ora continuiamo. Come ho detto, il caffè era molto nero. I denti del conte Foscatini erano di un bianco meraviglioso. Il caffè macchia i denti. Da ciò deduciamo che il conte Foscatini non ha bevuto il caffè, eppure in tutte e tre le tazze c'era del caffè. Perché mai qualcuno ci ha voluto far credere che il conte aveva bevuto il caffè quando non l'aveva fatto? Scossi la testa del tutto attonito. Vi aiuterò. Quali prove abbiamo che Ascanio e il suo amico, o due individui che si facevano passare per loro, siano andati effettivamente quella sera nell'appartamento? Nessuno li ha visti entrare, nessuno li ha visti uscire. Abbiamo solo la testimonianza di un'unica persona e di un mucchio di oggetti inanimati. Che volete dire? Mi riferisco ai coltelli, alle forchette e ai piatti vuoti. Ah, è stata un'idea geniale. Graves è un ladro e un farabutto, ma è un uomo metodico. Sente una parte della conversazione dalla mattina, quanto basta per capire che Ascanio si trova in una posizione precaria e che gli sarà difficile difendersi. Allora, la sera successiva, verso le 8, dice al suo padrone che è desiderato al telefono. Foscatini si siede, tende la mano per prendere il ricevitore e alle sue spalle Graves lo colpisce con una statua di marmo. Poi corre al telefono interno e ordina la scena per tre. Quando arriva il cibo, prepara la tavola, sporca i piatti, forchette, coltelli, eccetera. Ma deve liberarsi anche delle portate. Non è solo un uomo di cervello, ha anche uno stomaco grande e capace. Ma dopo aver mangiato tre tourne d'os, la torta di riso è troppo anche per lui. Fuma persino un sigaro e due sigarette per completare l'inganno. Oh, è stata una cosa davvero magnifica. Poi, dopo aver spostato le lancette dell'orologio sulle 8:47, lo spacca e lo ferma. Una sola cosa non fa, non tira le tende. Ma se ci fosse stata una vera scena, le tende sarebbero state tirate non appena l'oscurità fosse calata. Poi si affretta a uscire, dicendo al giovane dell'ascensore, nel passare, che il conte ha ospiti. Si affretta a raggiungere
una cabina telefonica, in modo che la chiamata avvenga il più vicino possibile alle 8:47, e telefona al dottore, simulando il grido del suo padrone moribondo. La sua idea ha tanto successo che nessuno si preoccupa di appurare se a quell'ora dall'appartamento è davvero stata fatta una telefonata. Tranne Hercule Poirot, dissi in tono sarcastico. Nemmeno Hercule Poirot, disse il mio amico con un sorriso. Sto per informarmi ora. Prima dovevo dimostrarvi qual era il mio punto di vista, ma vedrete, sono certo di avere ragione. E poi Jap, al quale ho già fatto un vago accenno, potrà arrestare il rispettabile Graves. Mi chiedo quanto denaro abbia già speso. Poirot aveva ragione. Ha sempre ragione, maledizione.